gli stipendi degli insegnanti italiani continuano a rimanere abbondantemente al di sotto della media europea e dei paesi OCSE. Un docente italiano guadagna almeno il 10% in meno dello stipendio medio di un collega di un paese europeo, ma se si scende nel dettaglio, il gap è molto più evidente. Un esempio, in Italia i prof delle superiori guadagnano ogni anno 41.689 euro lordi in meno rispetto ai tedeschi. Stesse differenze per gli altri ordini di scuola. Non solo. Mentre in Italia occorrono ben 35 anni per raggiungere il massimo della carriera con la maturazione dell'ultimo scatto stipendiale, in Europa mediamente bastano 29 anni. In aggiunta, nel nostro paese gli aumenti retributivi nel corso degli anni sono molto meno consistenti. Tra inizio e fine carriera sono all'incirca del 50%, a fronte di una media europea del 63%. La sintesi è semplice: stipendi bassi e progressione retributiva appiattita. Cosa fare dunque? Un'occasione per porre rimedio a questa situazione ci sarebbe. Il contratto è scaduto da 2 anni e nella legge di bilancio sono state stanziate le risorse per il rinnovo. Peccato che siano del tutto insufficienti. L'incremento sarebbe di appena 83 euro medi mensili lordi, niente rispetto all'aumento a 3 cifre più volte promesso dai diversi ministri in carica. Eppure uno sforzo per avvicinarci all'Europa sarebbe sacrosanto, soprattutto in una fase in cui, in piena pandemia e tra carenze di ogni tipo, gli insegnanti continuano a garantire il diritto all'istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.